Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratterò l'argomento di Freud, o meglio concluderò un po' il discorso su Freud, già cominciato negli altri video, dove ho già parlato appunto della nascita della psicanalisi, di tutto quello che ha fatto questo brillante medico viennese nella sua carriera, da un punto di vista psicanalitico, il metodo che ha inventato, quindi il metodo delle associazioni libere, il discorso dell'interpretazione dei sogni e la teoria sullo sviluppo psicosessuale. Oggi ci occuperemo invece dell'aspetto pedagogico di Freud che, malgrado le varie critiche che si portò dietro, ebbe comunque una grandissima rilevanza da un punto di vista appunto della pedagogia del tempo. Ed è considerato rilevante da un punto di vista pedagogico proprio perché è riuscito a riportare all'attenzione di tutti l'importanza che ha la relazione del bambino con gli adulti, e quindi inizialmente con la sua famiglia e in seguito poi con tutti gli adulti con cui si viene a trovare. Per Freud la vita umana è un percorso continuo di autoeducazione, in quanto ogni individuo, da un lato deve combattere tra quelle che sono le richieste di come ci vuole la società e tutta quella parte istintuale che in qualche modo si agita dentro di noi, e dall'altro lato invece ogni individuo cerca di conquistare un equilibrio sufficiente tra le varie parti della propria personalità, cercando quindi di evitare forme intollerabili di disagio. Quindi è evidente quanto siano importanti le implicazioni psicoanalitiche a servizio proprio dell'ambito pedagogico. Infatti Freud ci mostra proprio come i primi 6 anni di vita di ogni bambino siano fondamentali per la costituzione dell'apparato psichico di ognuno di noi, in vista poi di crescere come adulti equilibrati. Inoltre, come abbiamo già visto quando ho parlato dello sviluppo psicosessuale del bambino e quindi della sequenzialità delle fasi e del corretto superamento di una fase in vista della nuova in arrivo, Freud dice proprio che il rapporto con i genitori diventa fondamentale. Se le relazioni sono positive, sicuramente questo sviluppo avrà degli esiti positivi. Ed è tanto importante che queste fasi si superino in maniera positiva anche grazie al rapporto con i genitori, perché il rapporto con i genitori sarà la base di quello che sarà poi il rapporto con tutte le altre persone con cui si verranno a relazionare i bambini crescendo. Freud ha avuto anche il merito di mettere in discussione quelli che sono stati tutti i valori tradizionali dell'educazione fino a quel momento, quali per esempio la razionalità, l'autocontrollo, la repressione sessuale. E in pratica tutte quelle cose che pretenderebbero di cancellare quella che è la base istintuale dell'essere umano. Freud infatti dice che se è vero che la libera manifestazione di quelli che sono i nostri impulsi e i nostri istinti possa essere antisociale, è anche vero che in qualche modo comunque, seppur in maniera controllata, vanno comunque soddisfatti questi istinti. E anche ammettendo quindi l'importanza dei valori morali che sono alla base di una civiltà, soprattutto in condivisione con gli altri, tuttavia Freud dice che comunque l'apparato istintuale rimane alla base di ogni essere umano. Quindi Freud vedeva il bambino in maniera molto diversa rispetto ai pedagogisti e agli attivisti del tempo, in quanto loro lo vedevano come un bambino naturalmente buono, mentre Freud lo ritraeva come un soggetto connotato da complicati processi psichici ed emotivi e di conseguenza con un'esperienza interiore densa di pulsioni, di conflitti e di emozioni. In questa visione, quindi, dove il bambino è connotato da un aspetto emotivo così forte, diventa fondamentale nel bagaglio esperienziale, culturale e di preparazione dell'educatore avere una connotazione di forte stampo psicanalitico. Per Freud l'educatore deve essere in grado di riconoscere le modalità evolutive di ogni singolo bambino e deve essere in grado di fornirgli un'istruzione adeguata ai suoi bisogni. Per fare questo richiama l'attenzione degli educatori a quelli che sono i principi fondamentali della psicanalisi, quindi andare ad analizzare in qualche modo l'inconscio attraverso per esempio l'interpretazione dei sogni, dare una giusta importanza a quelli che sono i conflitti affettivi dell'infanzia nello sviluppo della personalità di tutti i bambini. Quindi tutti questi elementi che costituiscono appunto il contributo psicanalitico alla pedagogia sono stati ripresi da molti educatori, anche moderni, proprio per, come punto di riferimento per un buon funzionamento del contesto relazionale dove si viene a trovare il bambino. Freud ha avuto quindi il merito non solo di aver esplorato l'inconscio, ma anche di aver dato un'impostazione dinamica ai processi psichici e di conseguenza di dargli questa connotazione affettiva che diventa fondamentale in un contesto pedagogico. Il contributo freudiano fu preso quindi in considerazione da moltissimi suoi adepti e successori, tra cui la Klein, Bowlby, eccetera, e proprio questo connubio importante che si venne a creare tra pedagogia e psicoanalisi portò a 3 aspetti fondamentali. Fondamentali.
Il primo fu proprio quello che questi psicologi freudiani aprirono delle scuole esperienziali di tipo anti-autoritario. Il secondo aspetto fondamentale è quello che viene data un'attenzione molto grande a quelle che sono le dinamiche emotivo-affettive, specie quelle riguardanti proprio la prima infanzia. Il terzo invece sono delle vere e proprie riflessioni che vengono fatte su quelle che devono essere le doti degli educatori e quindi di tutte quelle persone che ruotano nei primi anni di vita attorno al bambino, genitori ed insegnanti. Il pensiero alla base di queste scuole anti-autoritarie è una pedagogia di tipo non repressivo. Questo perché, secondo questi studiosi, ciò implicherebbe il fatto che si possono evitare nel bambino la formazione di nevrosi e di psicosi. E quindi vi è un vero e proprio avviamento a delle scuole libertarie dove il bambino può avere la libertà appunto di esprimersi esattamente come vuole senza nessun tipo di censure e ciò, secondo questo pensiero, comporta poi la crescita del bambino come un adulto sano e libero. Gli elementi principali di questa scuola sono due. Il primo è la libertà che devono avere i bambini di agire e di potersi esprimere liberamente appunto senza nessun tipo di censure. Questo comporterà un'introduzione all'autogoverno personale e la frustrazione delle pulsioni sarà limitata a delle semplici e poche regole di base. La seconda è che il rapporto educativo deve essere basato su una dimensione affettiva e questo significa in pratica che tutte quelle che sono le punizioni, le regole severe eccetera devono essere eliminate. Secondo questi psicanalisti, questi due elementi insieme comporteranno la crescita di un adulto sano, felice e avranno appunto degli ottimi risultati su degli adulti consapevoli e liberi. Questa pratica psicanalitica nella prima infanzia è la premessa fondamentale per la crescita di un adulto che sarà sano sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psichico. E anche la formazione degli educatori diventa fondamentale, in quanto devono essere pronti a stabilire delle relazioni ricche di stimoli e proficue con ogni bambino. Vediamo adesso quali sono le doti che deve avere un bravo educatore secondo questi psicanalisti. Innanzitutto deve essere capace di cooperare con le altre figure che ruotano intorno al bambino e quindi di coordinarsi bene, per esempio, con i genitori. Poi di creare sempre un clima favorevole all'apprendimento. Deve mettersi a disposizione del gruppo proprio come risorsa attiva nel gruppo classe. Poi, proprio per la sua formazione psicoanalitica, in classe deve stare molto attento a tutte quelle situazioni dove vengono fuori sentimenti molto forti o profondi e quindi deve saperle gestire. In base a tutto quello che vi ho detto, questi pedagogisti di stampo psicanalitico evidenziano come l'educazione diventa proprio uno dei campi applicativi più importanti della psicanalisi stessa. Bene, con questo ho concluso il mio discorso su Freud e sulla psicanalisi a servizio della pedagogia. Se avete delle domande potete farmele tranquillamente qui sotto. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.